Buongiorno e benvenuti sul tuo medico.net. Parliamo oggi di un argomento abbastanza spinoso, ma ne parliamo con la solita chiarezza che contraddistingue i video del tuo medico.net. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, mi raccomando, al nostro canale. Parliamo oggi di eutanasia. Eutanasia è una parola composta del greco da eu e tanasia, buona morte. Significa scegliere di porre fine alla propria vita anticipatamente e consapevolmente a causa di una malattia, menomazioni o condizioni psichiche che hanno minato la qualità e la dignità della propria vita, divenuta per la persona intollerabile. L'eutanasia può essere attiva diretta, attiva indiretta o passiva. Nel primo caso, l'eutanasia diretta è quando la morte viene provocata da un farmaco. Nel secondo caso, l'eutanasia indiretta è quando un farmaco utilizzato per alleviare le sofferenze ha come controindicazione e causa la morte. Questo per esempio è il caso della morfina. Il terzo caso è l'eutanasia passiva, quando è provocata dall'interruzione o dall'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell'individuo. Questo è il caso, per esempio, della nutrizione artificiale o della respirazione artificiale. Nascita del termine eutanasia. Si deve la nascita del termine nell'accezione occidentale odierna al filosofo inglese Bacon. Si iniziò a utilizzare questo termine per indicare un intervento medico tendente a porre fine alle sofferenze di una persona malata. In tale periodo emerse anche il concetto specifico di uccisione per pietà, come pratica non riprovevole in linea di principio. Ci sono poche cose che dividono l'opinione pubblica in favorevoli e contrari, e l'eutanasia è una di queste. A favore dell'eutanasia ci sono dei concetti quali la libertà di scelta come concetto universale di ogni persona, la qualità della vita, perché il dolore vissuto durante una malattia può essere misurato su una scala strettamente personale, quindi un dolore insopportabile per una persona può non essere insopportabile per un'altra. E il concetto di dignità, e anche in questo caso ha una valenza strettamente personale. Per quelle persone contrarie alla eutanasia ci sono altre motivazioni: la morale, motivazioni teologiche, religiose, e il concetto della criticità della piena consapevolezza, cioè viene creduto che una persona sofferente non possa essere in grado di prendere consapevolmente una scelta di questo tipo. L'eutanasia in Italia è un dibattito ancora aperto, al centro di controversie in ambito morale, religioso, legislativo, scientifico, filosofico, politico ed etico. In Italia, secondo gli ultimi sondaggi, nel 2021 il 70,4% della popolazione è a favore della legalizzazione dell'eutanasia. Seguendo la filosofia del tuomedico.net, non ci soffermeremo su quelle che sono le diatribe personali. Pensiamo che ognuno sia libero di avere le proprie opinioni su questo argomento estremamente delicato. Reputiamo che questo argomento abbracci troppe branche e noi possiamo parlare solo di quello di cui noi siamo specialisti, e cioè dare un punto di vista strettamente medico sull'argomento. Noi come medici non arrecheremo mai nocumento o danno a un qualsiasi paziente. Il danno però va analizzato da persona a persona. Quello che può essere un danno per una persona può non essere un danno per un'altra persona. Ognuno ha il proprio concetto di danno e la propria opinione su quella che è la dignità umana.
Ogni caso va analizzato nel rispetto della persona, della famiglia e del contesto sociale inserito. Siamo quindi convinti che debba essere rispettata la legge, ma anche i desideri personali di ogni singolo individuo. Parliamo ora, secondo la filosofia del tuomedico.net, di persone. E perché parliamo di persone? Perché reputiamo che certe persone non debbano essere dimenticate, perché che si sia a favore o contro l'eutanasia va assolutamente rispettato il coraggio e la dedizione di queste persone. Parliamo quindi di Eluana Englaro. In stato vegetativo a causa di un incidente avvenuto nel 1992, dovette aspettare fino al 2009 perché le sue volontà fossero rispettate. E grazie soprattutto al coraggio e alla dedizione del padre. Giovanni Nuvoli, malato di sclerosi laterale amiotrofica, chiese più volte che gli venisse staccato il respiratore dai medici. Questo per la legge non era possibile e non è ancora adesso possibile. Quindi dovette iniziare uno sciopero della fame che lo portò alla morte. Pier Giorgio Welby, morto il 20 dicembre 2006 per insufficienza respiratoria dovuta al fatto che un medico, secondo le sue volontà, gli staccò il respiratore. Questo medico, secondo la legge italiana, si denunciò il giorno dopo. Il respiratore venne staccato dal medico perché lui non poteva staccarselo da solo. Queste sono solo alcune delle persone che hanno lasciato un segno della storia dell'eutanasia in Italia, perché per vari motivi sono saltati alla cronaca e hanno condizionato l'opinione pubblica in quegli anni. Queste storie sono rimaste nella memoria e nel cuore degli italiani. A loro e ai familiari va il nostro abbraccio. In campana, e ricordate, più conoscenza e più serenità.